Buongiorno a tutti. Oggi studieremo un autore della letteratura barocca del 1600 che ha per nome Giambattista Marino. La poesia che studieremo ha come titolo Donna che cuce. La trovate a pagina 34 del nostro libro di letteratura. Questa poesia è un madrigale, un componimento che riguarda tematiche amorose ambientate in un contesto pastorale o idilliaco. Questa poesia appartiene alla raccolta La Lira, pubblicata da Marino nel 1614, dove vengono raccolte le poesie d'amore che riguardano anche contesti, per esempio marittimi, e ambientati nei boschi. In alcune di queste poesie ci sono anche atmosfere lugubri e sacre. È un po' una raccolta variegata da questo punto di vista. Donna che cuce è uno dei madrigali più belli e Marino vi descrive gli atti di una donna che sta cucendo e ricamando con un drappo di lino. I gesti femminili sono semplici e delicati e vengono interpretati in base a una complessa serie di metafore. La banale e innocua arte del cucito diventa così un attacco feroce al cuore del poeta innamorato. La tematica principale di questa poesia è quella amorosa, lo avete già capito, e viene affrontata però con toni diversi, ma anche con concetti diversi. Lo vedremo. In questa poesia troviamo il riferimento al mondo classico, soprattutto alla mitologia, ma c'è anche il gusto proprio per i particolari e per la descrizione dettagliata dell'aspetto, degli aspetti fisici in particolare, si parla di questa donna che è una tessitrice e che viene colta in un momento di quotidianità domestica. Questo madrigale è costituito da settenari ed endecasillabi, sei versi settenari, quattro endecasillabi con uno schema metrico A, B, B, C, C, A, D, D, E. Iniziamo la parafrasi di questo madrigale. Estrale. Estral non ago, quel copra in suo lavoro, nova aracne d'amor, colei ch'adoro, onde, mentre il bellino orna e trapunge, di mille punte il cor mi passa e punge. Andiamo al primo verso. In realtà l'ago che utilizza questa tessitrice non è un ago, ma è una freccia, ci dice il poeta. L'ago che la tessitrice utilizza ad opera nel suo lavoro, mentre invece nova aracne d'amor colei che io adoro, si riferisce praticamente alla mitologia e in particolare Aracne, una tessitrice così abile da sfidare la dea Atena. La dea aveva accettato questa sfida, però, irritata perché la tessitrice aveva fatto un bel lavoro, la trasformò in un ragno. Il poeta, come avete sentito, paragona la donna ha un ragno, mentre
lavora mentre si adopera, mentre orna, mentre trapunge questo bellino e con la freccia mi passa e punge il cuor di mille punte. Cosa vuole dire il poeta in questi versi? Dice che con questo ago, che non è un ago, ma una freccia, ed è l'oggetto con cui la donna sta ricamando, il lino, attraversa e punge il cuore del poeta misero, naturalmente riferito a se stesso. Ed è così bello quel filo sanguigno che tira, tronca, annoda, assottiglia, torce e con queste parole il poeta fa un altro confronto, un altro paragone. Paragona a se stesso, la vita del poeta, al filo rosso che la donna sta torcendo, annodando, tirando. E quindi abbiamo con questi tre verbi un altro chiaro riferimento mitologico alle divinità latine delle Parche. Queste Parche erano tre dee che facevano le tessitrici del destino. In pratica, tessevano tutti i destini degli eroi mitologici. Quindi il riferimento è questo. La prima, Cloto, filava il filo della vita. La seconda, Lachesi, dispensava i destini, assegnandone uno ad ogni individuo, stabilendone anche la durata. La terza, Atropo, l'inesorabile, tagliava il filo della vita al momento stabilito. Le loro decisioni erano immutabili, neppure gli dèi potevano cambiarle. La vita del poeta è come se fosse manovrata da questa tessitrice. Vediamo adesso i temi che vengono affrontati in questo madrigale. Innanzitutto abbiamo capito che la donna di cui sta parlando il poeta è la donna di cui il poeta è innamorato, una ricamatrice che cuce, e decide lei il destino della vita del poeta. Il madrigale si basa su questo intreccio fra il dato reale, la tessitrice, e il dato metaforico. L'ago diventa una freccia amorosa che colpisce quindi il cuore e il filo allude alla vita e al destino dell'innamorato con il riferimento alle Parche. Da un lato sembra di essere davanti a una scena di semplicità, a un quadro di quotidianità che rappresenta una donna del popolo, ma in realtà i riferimenti mitologici ci fanno pensare al virtuosismo tipicamente barocco. Perché? Perché abbiamo riferimento al passato della mitologia e inoltre abbiamo il connubio, il collegamento tra l'amore e la morte. Quindi, nello stesso componimento poetico, questi due temi, l'amore e la morte, sono affrontati insieme contestualmente e l'azione è un'azione della quotidianità, quindi un'azione molto umile. In realtà il riferimento mitologico alle Parche e ad Aracne riscattano questa immagine. Da qui nasce il virtuosismo barocco, anche a livello stilistico, non solo tematico. Abbiamo in questa poesia una contaminazione di temi elevati e popolari, dell'alto e del basso, una mescolanza di registri.
L'obiettivo della poesia è quello di provocare lo stupore nel lettore. Una delle caratteristiche principali, l'abbiamo già studiato, del barocco. L'utilizzo dei riferimenti classici è un altro dato importante, in senso innovativo però. L'obiettivo della morte non è quello di rappresentare immediatamente la bellezza ideale, ma è quella di far cogliere la bellezza tramite la metafora, anche nelle cose quotidiane, degli aspetti quotidiani e dell'esperienza sensibile. Per esempio, la metafora iniziale del lago, che si riferisce alla freccia, non ha l'obiettivo di creare una sorpresa, ma è il poeta stesso poi che dichiara che si tratta appunto di un'invenzione e di un gioco che lui vuole fare. E il poeta rivela lui stesso che non si tratta appunto di un ago, ma di una freccia. In questa poesia abbiamo diverse figure retoriche. Le trovate a pagina 35 del nostro libro di letteratura. Per esempio, al verso 3, Aracne, d'amor, è una figura di antonomasia, cioè retorica, con la quale si sostituisce il nome ad una persona con un appellativo. L'uso delle figure retoriche è tipica della poesia barocca. Possiamo dunque dividere il madrigale in due parti. Nella prima parte, dal verso 1 al verso 5, la donna amata viene rappresentata al lettore come una perfida guerriera che, armata da una freccia appuntita, l'ago che usa per cucire, trafigge e tortura il cuore del poeta innamorato. L'immagine della donna, intenta al suo lavoro, è così piena di grazia da risultare irresistibile e spinge l'amante a soffrire per amore. Nella seconda parte, in quei versi che vanno dal numero 6 al numero 10, il poeta immagina che il filo rosso che la donna usa per cucire non sia altro che il filo della sua vita. L'amante è quindi completamente in balia dell'amata, che ha nelle sue mani gioia e dolore del poeta. Le figure delle Parche e Aracne sono, vedete, due figure mitologiche e, ripeto, troviamo una delle caratteristiche più evidenti, più importanti del barocco all'interno di questa poesia, le figure retoriche.